que amanece voy, emociones. Insegna libro, proposte di lettura. Buonasera cari amici di Parole in Libertà, per la rubrica Il Segno Libro abbiamo in comunicazione da Pistoia Adua Biagioli Spadi. Ciao Adua! Ciao, buonasera, buonasera a tutti! Allora Adua, tu sei reduce da parecchie insomma recensioni del tuo libro che sta andando abbastanza bene, ci fa piacere, ma questo è motivo ancora di più per diffondere a chi non ancora l'avesse comprato. Allora, il tuo libro si chiama Il tratto dell'estensione, ecco, raccontaci come hai ricavato il titolo. Sì, praticamente il titolo è questo, c'è stato un po' da perché è un titolo un po' complesso che vuol dire tante cose, insomma, molti significati. Ognuno poi credo, mi rendo conto, si trova un pochino qualcosa di sé, è un titolo così, è un po' particolare. E non è anche semplice, mi lascio quel titolo. Però non è altro che questo mio bisogno alla fine di, in qualche modo, di non smettere di scrivere. E quindi di riprendere in qualche modo il linguaggio, sia come espressione appunto letteraria che voglio portare avanti come progetto, che anche proprio una questione proprio di linguaggio, tant'è vero che questo secondo libro è molto differente proprio come linguaggio rispetto al primo libro, ecco, che pure è andato molto bene. Ecco, allora Adua, tu insomma il tuo ti dedichi spesso, quindi i tuoi libri sono libri di poesia, ecco, secondo te la verba per creare una poesia è un qualcosa che esce naturalmente oppure nel corso del percorso, ecco, che si fa a gioco di parole, ognuno trova, ecco, un'ispirazione, magari chi insomma era abituato a scrivere un diario oppure perché no un romanzo ha questa voglia di fare qualcosa di diverso, ecco, secondo me come nasce, ecco, l'idea di scrivere un libro di poesie? Sì, cioè secondo me, ecco, dal mio punto di vista, cioè la poesia da un lato, da una parte nasce un po' spontaneamente, ovviamente c'è la parte più emotiva, più emozionale, che come tutti abbiamo e che quindi esce fuori. Dall'altra parte però, non, almeno a me succede così, non mi accontento, ecco, diciamo, di quello che poi è il primo pensiero che butto giù, diciamo, nella pagina bianca. Dopo di questo io a volte rilascio un po' macerare, diciamo così, le poesie per poi riprenderle anche. E ovviamente il contenuto, cioè l'idea, quella non va persa, però la poesia si ritocca, si rilegge, perché comunque è una questione anche di linguaggio e di significati che uno deve mettere a punto. Non è che si deve scrivere, secondo me, pensierini, ecco quello che voglio dire, cioè non possono rimanere quei scelti che d'impulso vengono fuori al momento. La poesia poi è una cosa che in qualche modo, anche se non si vuole ammettere, è un po', come posso dire, brutto dire in termini, costruita, però in qualche modo, anche se rimane innaturale, perché deve essere così, ci vuole lo studio, ecco, non si può buttare così un pensiero sul foglio e poi farlo leggere, perché altrimenti davvero sarebbe proprio un diario da tenere nei cassetti, insomma. Allora, Adua, veniamo un attimino, ritorniamo al libro del tratto dell'estensione. Allora, nella sinossi troviamo la dicitura, il passaggio evolutivo e sequenziale di tre maglie di un unico percorso. Ecco, raccontaci, narraci un po' queste parole. Sì, perché dico tre maglie di un percorso perché il percorso è uno solo ed è un percorso di vita. Che riguarda un po' anche tutti, insomma, volendo, e infatti è diviso però questo percorso, dico tre maglie perché è diviso in tre sezioni, che è passo quindi dalla fragilità, che è la prima sezione, alla seconda sezione che ho intitolato Il segno possibile, perché io sono una possibilista, diciamo così, quindi mi piace pensare che ci siano più punti di vista per poter guardare la vita e in qualche modo anche riscattarci
scritto, ecco, tutto questo percorso, e infatti finisce proprio così, con questo, diciamo così, con questa indicata però viene come conseguenza il perdersi non più, ecco, proprio perché tutto quello che a volte si può dimenticare oppure si tralascia nel tempo, in qualche modo è anche possibile ritrovarlo, ecco. Allora, Agua, giusto, ecco, per incuriosire i nostri cari amici radioascoltatori, adesso per voi Agua ci ha scelto due poesie brevi e cominciamo a narrare la prima e poi ne traiamo delle conclusioni su questi versi. Prego, Agua. Sì, leggo volentieri questa poesia, che poi è la poesia che ho messo in fatta di copertina, e che dice così: cosa ne faranno le lune di questo cuore in disuso, dimmi, dei tuoi occhi di foresta che il tempo mi concesse, colpe di vite a schiera, quasi fossero biglie per gioco, ferite inferte, veleno per piante. Ho chiesto alla rosa il senso del fragile, il precoce spezzarsi della ghianda, il silenzio trova sempre un posto per inserirsi. Sempre il niente e il tutto, l'estensione. Ecco, bellissima questa poesia, anche diciamo letta abbastanza bene, quindi complimenti anche perché anche la lettura vuole la sua parte. Adua, allora ci spieghi questo Mi capi, come nasce l'ispirazione di questa poesia? Questa poesia nasce appunto proprio dall'idea, è stata la prima idea, e poi infatti l'ho inserito in qualche di copertina appunto, proprio perché è parte della fragilità, della prima proprio sezione di questo percorso, di questa prima parte, che in fondo è un qualcosa che riguarda tutti, e quindi volevo proprio lasciarti. Da qualcosa che ecco, noi ci sentiamo avere un po' di mancanza, ecco, quindi da partire dalla fragilità, mi sembrava una poesia ecco, più corretta, una frase più corretta da poter iniziare. Tant'è che ho usato delle immagini come ho chiesto proprio alla rosa il senso del fragile, usando appunto la rosa perché comunque diciamo quel fiore perfetto, perché alla fine è bellissimo come tutti i fiori, però la rosa forse rende di più il senso di questa bellezza allo stesso tempo di questa fragilità, come poi è in tutti i fiori. Sì. Quindi ho chiesto alla rosa il senso del fragile e anche allo spezzarsi della ghianda. Ho quindi diciamo, cercato di usare anche delle immagini senza troppo richiamarle, proprio che rendessero l'idea che tutte le cose in qualche modo sono fragili, tutte le cose che hanno una vita o comunque un percorso di vita, anche se breve, ecco. Certo, insomma, mi piace questa diciamo, questo paragone con la rosa, e insomma è abbastanza chiara la cosa, perché la rosa, ecco, nel momento che sbozza, poi trova il massimo splendore nel fiorire, e poi chiaramente ha il momento insomma di decadimento, perché la rosa, essendo delicata, può andare incontro al fatto che insomma maneggiandola può essere diciamo il ceppo può essere divelto, insomma è abbastanza interessante questo paragone della fragilità che rapportato agli uomini, Agua, è ancora più pesante, però siamo tutti un po' fragili in questo mondo virtuale, sbaglio? E quindi questo. Purtroppo è così. Certo, va bene. Allora, Agua, adesso dopo l'analisi di questa poesia passiamo alla seconda e ultima poesia e poi ci ritroviamo con Agua per delle considerazioni su questa seconda poesia. Prego, Agua. Sì. Restituiscimi il frammento del tempo. Scrutiamoci muti nell'incanto dell'arco che conduce ai rovi antichi. Concedimi il risveglio rosato delle mani, sfogliare il pistillo del raccolto. Il caso. Parlami così, di un mattino acquoso, della morte dei coralli che non potrò vedere. Riempi il vuoto delle botti all'imbrunire dei vitigni, quando allora è solitaria e di crini.
anche questa è abbastanza intrigante. Invece allora, con questa seconda invece cosa possiamo aggiungere? Sì, con questa io ho introdotto anche, diciamo, un tema che mi è caro, e questo, diciamo, in qualche modo lo sentiamo anche in tutti i libri che scrivo, e che è comunque il tempo, l'andamento del tempo, che comunque è legato alla fragilità, per cui è quasi come se chiedessi quasi al tempo di restituirmi quei frammenti che comunque vengono persi e comunque tralasciati durante la vita. E quindi è quasi come un chiedere continuamente di chiedere un risveglio, di ritrovare dei mattini magari che comunque il ricordo non ti fa vedere per l'immagine come sono, ma il ricordo ha un'immagine un pochino più sbiadita. Oppure parlami della morte dei coralli, ho anche scritto, che non potrò vedere, cioè sono quelle cose un po' nascoste, che comunque proprio per la nostra fragilità, diciamo, e finitezza, non si possono comunque vedere fino in fondo. E quindi chiedo quasi di riempire quei vuoti che comunque nella vita ci sono, una pernanza di pieni di vuoti. Bello, bello, bella questa considerazione. Allora, Adua, per concludere, non so, hai già in agenda degli appuntamenti prossimi via Pistoia per delle librerie, oppure sei in via di scrittura per seguire, diciamo, la recensione in dei luoghi ancora da stabilire? Ecco, senti, praticamente sì, a Pistoia ora devo, settimana, il 19 ottobre, presenterò a Quarrata in un locale, appunto, chiamato La Civetta, e presenterò il libro lì, e subito la settimana dopo sono ancora a Pistoia a presentare il libro. Poi seguiranno via via nel mese di novembre altre presentazioni, sarò alla Feltrinelli, sempre di Pistoia, e poi ci sarà il Pisa Book Festival, e quindi sarò anche quindi ci saranno diversi impegni. È un calendario pieno di eventi per Adua, e a tutti quanti vogliamo ricordare che Adua è anche pittrice, è vero Adua? Sì, dipingo anche ti diletti. L'espressione, diciamo così, che per ora sto portando avanti è quella della letteratura, certo. Mi assorbe di più. Benissimo, allora noi ci ripromettiamo con Adua di stabilire poi più là una data insieme a lei, in modo da poter presentarlo anche a Napoli, come noi stiamo preparando degli speciali dedicati proprio alle recensioni dei libri con i rispettivi autori. Va bene, allora Adua, vuoi salutare gli amici di Radio Le Frontiere ricordando il libro e dove è possibile trovarlo? Sì, saluto tutti e spero che possiate leggere questo libro di poesie, Il tratto dell'estensione, che è edito dalla casa editrice La Vita Felice di Milano, ed è ordinabile in tutte le librerie nazionali e anche nei portali online su Amazon, Bucce, eccetera, e anche sul sito della casa editrice, ecco, www.lavitafelice.it. Benissimo, allora noi ringraziamo Adua Biagioli e vi rimandiamo alle prossime rubriche. Ciao Adua. Grazie, ciao.